Fino al 1943, nella nottata che passava tra il 1° e il 2 di novembre, ogni casa siciliana dove c'era un picciriggio si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi con linzolo bianco e con lo scruscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d'occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d'arte, non facevano nessuna differenza con i vivi. Noi nicareggi, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto al letto un cesto di vimini. La grandezza variava a seconda dei soldi che c'erano in famiglia, che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina al risveglio. Eccitati, sudatizi, faticavamo a pigliare sonno. Volevamo vederli, i nostri morti, mentre con passo leggero venivano a letto, ci facevano una carezza, si calavano a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato, ci svegliavamo all'alba per andare alla cerca, perché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e perciò il cesto non lo rimettevano dove l'avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente. Bisognava cercarlo casa a casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura, quando sopra un armadio o dal re una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall'aldilà un mitico meccano che per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre. I dolci erano quelli rituali, detti dei morti. Marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, rami di meli fatti di farina e miele, mostazzola di vino cotto e altre delizie come biscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il pupo di zucchero, che in genere raffigurava un bersagliere con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. A un certo momento della mattinata, pettinati e col vestito in ordine, andavamo con la famiglia al Camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi piccilitri era una festa. Sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola. «Che ti portarono quest'anno i morti?» Domanda che non facemmo ad Atuzzo Prestia, che aveva la nostra età precisa, quel 2 novembre, quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l'anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo. Insomma, il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti. Non era un rito, ma un'affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò Macari l'albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo spasimo, i figli e i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano, materialmente, quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e stampato, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri. Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire. Il giorno che i morti persero la strada di casa, dai racconti quotidiani di Andrea Camilleri, musiche di Alan Pilijek, letto da Paolo Rossini.